Scriveva Eddie Bonato poco prima di morire, dopo aver terminato questi appunti che saranno trasformati in un libro. Il mio ultimo desiderio è che un giorno qualcuno, senza aggiungere o togliere nulla, ma solo dopo averli corretti dagli innumerevoli errori grammaticali, faccia di questi fogli un libro. HBV, malgré moi. In realtà poi, insomma, la madre ha riunito questi fogli che erano gli appunti che lui ha scritto durante la sua malattia, una specie di diario, insomma, del suo stato di paziente, di ragazzo di 20 anni, perché quando ha cominciato aveva, nel 92, aveva poco più di 20 anni, consapevole di avere una malattia che più o meno lentamente, non lo sa, lo porterà probabilmente o possibilmente a morire. È uno stato che all'inizio è fatto un po' di speranza e poi man mano di illusioni, cioè che vengono un po' alla volta a crollare. Sembra di dover superare un gradino e poi, fatto quel gradino, poter avere riposo. E poi c'è un altro gradino ancora, e poi c'è un altro gradino ancora. Questo spesso è l'iter, insomma, di chi ha malattie importanti e che, consapevole di avere questa malattia, spesso vuole assumersene anche la responsabilità, cioè non vuole delegare la gestione della sua malattia ad altri o fatica a delegarla. E quindi poi si trova ogni volta a confrontarsi con un nuovo passo da fare, una nuova battaglia da combattere, che poi magari perde e così via fino alla fine. E questa è un po' la storia anche delle sue battaglie, delle sue illusioni, delle sue speranze e poi del suo sentirsi diverso per la malattia, a causa della malattia. Una malattia che non ha voluto, che gli è capitata quando era bambino perché aveva avuto un vaccino che conteneva il virus. Vaccino poi fatto anche per una causa banale, insomma, per una forma allergica che aveva. E quindi anche questo senso di essere vittima di un qualcosa che non meritava. Uno che ci teneva molto alla vita e anche ci teneva a vivere in un certo modo. Come capirete, aveva una personalità forte, una grande intelligenza questo ragazzo. Quello che mi faceva riflettere è che spesso ci troviamo di fronte a storie raccontate da chi è guarito di una malattia o storie raccontate da altri che non hanno vissuto in prima persona la malattia, ma difficilmente troviamo una storia raccontata sin dall'inizio, passo per passo, e poi da una persona che sapeva di letteratura, che leggeva molto fin da giovane, fin da ragazzo. Era un grande appassionato di Balzac, che si era letto l'opera Omnia di Balzac, ma anche tutta la letteratura francese, insomma. Era molto appassionato di letteratura, che è poi anche una delle cose che lo faceva, insomma, che lo motivava a vivere. Ma non solo. Amava la bellezza, insomma, era una persona che amava la bellezza. E uno dei suoi drammi nel vivere questa malattia era sentirsi condizionato da questo venir meno della bellezza, del corpo, vivere il corpo malato come qualcosa che lo faceva essere sgradevole agli altri e quindi tenere tutto per sé, tenere il segreto della sua malattia, per quanto possibile, ma anche con le persone care, insomma, anche con la ragazza o con le ragazze che ha frequentato. Dagli appunti di diario è stato fatto un libro che è anche bello, interessante perché è anche scritto bene, tenendo conto che si trattava di un ragazzo di poco più di 20 anni e in una situazione particolare. Però anche proprio questa situazione stimolava come dire, il suo desiderio di scrivere, perché era il modo in qualche modo di anche questo, di reagire, di affrontare questa malattia, quello di descrivere tutto, anche i suoi rapporti con i medici, le sue speranze, le sue illusioni. Scrivere, quindi scrivere anche bene. E poi, come capiamo dalle ultime righe che ha scritto, insomma, questo suo desiderio
di pubblicare queste cose dopo morto, nonostante che in questo libro poi emergano anche delle cose scabrose, delle cose delicate che uno non dice, non confessa volentieri. In realtà, chi lo leggerà se ne accorgerà o lo ascolterà perché non è più praticamente in commercio. Quindi l'unica occasione per poterlo ascoltare è quello di poterlo sentire leggere. Il fatto di volerlo pubblicare, secondo me, è anche quello di voler lasciare una testimonianza di sé, rimanendo in qualche modo nel ricordo degli altri, oltre che di coloro che si sono amati, con cui si è stati, parenti, gli amici, i genitori, però anche nel ricordo lasciare una traccia di sé anche in altri, insomma, a continuare una presenza nel mondo, no? E allora anche da questo punto di vista a me interessa che questo libro sia conosciuto perché sia la testimonianza di un'esistenza che è stata vissuta, di un'esistenza breve, intensa, ma sofferta negli anni più belli poi, no? Gli anni della giovinezza che si avvia alla maturità, che lasci traccia di sé, insomma, che non scompaia nel nulla, insomma, non è un modo, come dire, non è un modo di fare soldi attraverso un libro, non è un modo di fare un'opera per qualcosa, per essere famosi. È un'opera, cioè non è un'opera, è una testimonianza di una vita che può vivere anche nel ricordo, perlomeno aveva questa aspettativa di vivere, di rimanere una presenza anche dopo morto, perché lui insomma era consapevole che la sua vita era in pericolo, insomma, ed è arrivato a fare anche qualcosa che non avrebbe voluto fare, che si era proposto fin dall'inizio di non fare, il trapianto di fegato, e che anzi, insomma, aveva elaborato anche molto il suicidio. Poi, come succede in questi casi, magari si elabora il suicidio all'inizio, ma poi si prende sempre un po' tempo, no? Un po' di più, ancora oggi va avanti, ancora domani, finché non. Poi non succede comunque la catastrofe, magari non c'è bisogno di provocarla per conto proprio. Suggerisco, non è poi una lettura di quelle edificanti, insomma, si tratta di una lettura che ti mette a contatto con la malattia, tutto il sistema sanitario, la speranza, le disillusioni, la sofferenza, no? Quindi chi vuole una lettura edificante o un ascolto edificante non è fatto per lui. Però è una cosa importante per capire cosa si muove dentro in chi vive una situazione. E non lo scrive per fare letteratura, ma scrive esattamente quel che prova momento per momento. E poi alla fine, insomma, quando si arriva alla fine di questo percorso, dopo aver scritto tutte queste cose, insomma, si sente anche, nonostante tutto, il bisogno di renderle pubbliche, insomma, di farne parte anche agli altri. E secondo me questo è anche una delle esigenze, insomma, che abbiamo, no? Rimanere in vita anche dopo morto nel ricordo degli altri. Quale ricordo migliore di una testimonianza anche scritta della propria vita e della propria sofferenza, insomma. Ecco, io l'ho letto l'anno scorso, questo libro l'ho postato per intero, la lettura integrale, sono 7 parti, mi pare, e sono raccolte in una playlist. Ci sono tante playlist nel mio canale, più di un centinaio, che riguardano singoli autori oppure generi. Io vi invito ad andare lì, perché poi se arrivate ad ascoltare un testo o dei testi dalla playlist, avete la possibilità di avere l'elenco completo anche in maniera sequenziale. Ho cercato di organizzarlo, come ho già detto, nel modo migliore. Per cui se andate nella playlist e digitate HBV, troverete per intero in sequenza tutte e 7 le parti che compongono
lettura integrale di questo romanzo e potrete farvene anche un'idea. Nel frattempo vi ripropongo, un po' migliorata nell'audio, anche la prima parte, in modo che così, insomma, che se vi interessa andare avanti, poi facciate quanto vi ho appena detto. Un saluto.